Sì, come vedete qui a Mirafiori davanti ai cancelli c'è tantissima gente, ci sono i lavoratori che sono usciti dal primo turno, c'è tanta stampa, televisioni naturalmente, l'attesa è grandissima per il voto che inizierà stasera a partire dalle 22 fino all'una, 3 ore di seggi aperti per i primi 100 lavoratori, quelli del turno di notte, che dovranno rispondere al semplice quesito sull'accordo, e cioè siete favorevoli all'accordo del 23 dicembre. In sé la formulazione è molto semplice, la risposta non lo è, perché se non dovesse vincere il sì con il 50% più uno dei voti, Fiat ha già detto che non farà gli investimenti. E dunque sarà davvero dura per i lavoratori, sono in tutto, come dicevate da studio, 5.431 quelli che voteranno, di cui 453 sono impiegati, non verrebbero toccati dalle modifiche introdotte dall'accordo. Le forze in campo, alle ultime elezioni sindacali, il fronte del sì, tutte le sigle insieme, hanno raccolto circa il 70% dei consensi, invece la FIOM e i COBAS il 30%, però naturalmente nel segreto dell'urna vedremo cosa decideranno, anche perché il 50% dei lavoratori qui dentro non è iscritto a un sindacato. C'è grandissima tensione, vediamo come sta vivendo Mirafiori, come sta vivendo la città a questo momento. Ieri in 5.000 hanno sfilato per le vie del centro di Torino nella fiaccolata a sostegno del fronte del no. Quello che è brutto è arrivare al ricatto e tenere le famiglie in mano, non si fa così, la dignità è un diritto di tutti. In un'altra parte della città il fronte del sì ha riunito i suoi sostenitori in una gremita assemblea pubblica alla Galleria d'Arte Moderna e oggi si vota con le ultime assemblee dei lavoratori. La FIOM le ha fatte qui, in fabbrica, sfumata quella che il comitato del sì aveva organizzato a due passi da Mirafiori. Oggi le assemblee dei lavoratori non si sono tenute. Perché? Ma quella di oggi era un po' una scommessa, le assemblee fuori luogo di lavoro. I lavoratori oggi dovranno andare a lavorare, quindi è complicato anche portarli a un'assemblea fuori orario di lavoro. La battaglia vera si gioca qui, ai cancelli, per cercare di convincere gli indecisi a votare sì o no. Sono arrivati dunque anche i lavoratori della FIOM di Pomigliano, dove il referendum che ricalca quello di Mirafiori si è svolto a giugno. Non c'è la tensione dei giorni passati, nessuno scontro tra sindacalisti. Il fronte del sì ha deciso di fare volantinaggio solo all'interno della fabbrica, fuori dai cancelli, quelli del no. E intanto i lavoratori si preparano al voto. Sapete già cosa voterete? Sì. Dobbiamo fargli girare le spalle. Abbiamo tanta paura. Perché vota sì lei? Perché dove dobbiamo andare? A casa? È meglio lavorare, no? Non lo so ancora. Sono arrabbiata. Però non si sa come voterà. Perché dopo 32 anni di Fiat mi ritrovo così senza niente. No, no. Voterò no. Perché ci ho ragionato, se ci ragioniamo ci arriviamo tutti alla conclusione, invece c'è gente che si fa condizionare. Molto probabilmente no. Wow. Lei? Idem. Non avete paura che non rimane più niente qui?